IGBD è la società italiana di riferimento per le malattie infiammatorie croniche intestinali in Italia. Nata da più di 30 anni come gruppo di studio, adesso è diventata società ed è diventata leader nell'ambito di queste patologie in Italia. Io credo che ad oggi il vero obiettivo di IGBD e di una società come IGBD sia quello innanzitutto di riuscire a produrre dal punto di vista della ricerca scientifica qualche cosa che in qualche maniera implementi le conoscenze che ad oggi ci sono su queste malattie infiammatorie croniche. Certamente è parimenti importante riuscire a trovare i fondi, quello che in qualche maniera permetta non solo a una società di sopravvivere, ma anche in qualche maniera di poter avere le risorse appunto per portare avanti la ricerca finalizzata alla diagnosi e cura di queste patologie. Ma forse il terzo punto è quello più importante e più difficile, cioè quello di riuscire ad interfacciarsi con le istituzioni, che purtroppo spesso sono un po' sorde da questo punto di vista, ma che probabilmente IGBD riuscirà in qualche maniera a far diventare più acusticamente valide.